Salve a tutti, eccomi qui per farvi vedere un lavoro. C'erano queste videocassette che erano inutilizzabili perché comunque dopo un po' non funzionano e quindi mi rimanevano appunto tutte queste custodie e non sapevo come riutilizzarle. Ho detto, riusciamo a trasformare tutto in qualcos'altro, perché non trasformare una custodia in una sorta di mini album? E ho realizzato questo, che le amiche su Facebook hanno sicuramente visto, perché ho postato le foto, sarà stato fine aprile, primi di maggio. E quindi niente, l'ho realizzato utilizzando delle carte che avevo preso da Opite, un set di carte per che parlava di viaggi e comunque era nello stile vintage, scusate il telefono, e quindi mi è piaciuto, l'ho realizzata. Allora, queste lettere sono in legno ed è un alfabeto appunto che avevo preso sempre da Opitec. E questa è una fustellata di quella di Tmall's, io ancora non l'ho presa questa fustella, ma ho quella piccola della toga. E la gabbietta, i fiorellini e questo centrino invecchiato con il caffè. Il bordino della tonic, cioè fatto con il punch della tonic. E la videocassetta era nera in origine, però l'ho pitturata con il color crema. Però le prossime che farò sicuramente non ripeterò la cosa, perché poi aprendo, poi vedrete, eccolo qua per esempio, si spella, quindi non va bene. E vi faccio vedere come l'ho realizzata. Allora, questa è la parte esterna, ho ricoperto anche il bordino e anche i lati, eccolo qua. E poi naturalmente non c'è il problema della chiusura, perché si chiude da solo. Io ogni volta che devo fare un mini c'è la tragedia, la chiusura. E quindi vi faccio vedere. Da questa parte ho realizzato una tag grande così e ho utilizzato poi sempre le carte sia della collezione, quella là di Opitec. Niente, dicevo, ho realizzato questa tag e ho utilizzato anche le carte di una collezione della toga presa un po' di tempo fa, sempre da Opitec. Stranamente, ecco questa qua. Ho usato alcune carte anche da questa. E un'altra carta aspetta, come si chiamano? Craft Italia, questa qua della Craft Italia, questa qua con il merlettino. Questa invece, questa carta qui è di una collezione della Bobanni. Questo merlettino, niente. Poi ho fatto delle tag, le ho invecchiate sempre col caffè. Questa era una di quelle trovate su Pinterest che si possono stampare. E ho fatto delle tasche, eccole qua. E quindi così. Per la struttura dell'album, c'è questa parte gialla, vedete, per la rilegatura, ho utilizzato un tipo di, cioè solitamente faccio dei pezzi di carta che vanno sia su una parte che sull'altra, cioè ogni pagina è attaccata alla precedente e alla successiva. Per questa ho utilizzato un tipo di rilegatura in cui ho fatto tutta la rilegatura, scusate, tutta un pezzo facendo appunto le righe, piegando la carta e poi mettendo su ogni aletta che si viene a creare il nastro biadesivo, in modo da poi chiudere la busta e quindi farla venire un pochino meglio. E per quanto riguarda invece le pagine, sono delle buste che avevo preso un po' di tempo fa, che ora vi faccio vedere. Qua, queste qua, le presi in blocchi grandi da 50, 100, non ricordo. Comunque, l'ho chiusa così. E poi ho tagliato da questa parte per farla appunto fare l'impaginazione, e dalla parte superiore. Alcune di lato, comunque adesso vi faccio vedere col cavalletto io, cioè non lo so quando riuscirò a vabbè. E da questa parte c'è una tag, eccola qua,
Questa invece è la collezione Timeless, del blocco grande, con cui avevo fatto anche l'altro mini vintage, vi ho fatto vedere qualche video fa. Vabbè, la lascio, poi la sistemo dopo. Questa mi piaceva, questa carta, questa è quella della Opitec, con tutte queste chiavi, queste lettere, ci è piaciuta tantissimo anche questa. Questo non è un merletto, ma è un timbro, uno degli ultimi che ho preso, e poi sempre lo stesso border punch. Questi sono dei, non lo so come si chiamano, trasferibili, trasferelli, non lo so, quelli là che si fa col bastoncino sopra e si trasferisce, ed era sempre nella collezione di carte che non ho trovato, mi sa che l'ho finita. Questi sempre utilizzando dei ritagli di carta della Timeless. Poi queste comunque sono due tasche, eccole qua. Qui c'è una graffetta, sì, di queste così. Ho realizzato questa tag con la scritta viaggio e con alcune timbrate, sempre con francobolli e orologi, sempre sullo stesso tipo. Questo c'è sempre sullo stile vintage, voglio dire. Qui non ho messo il cordoncino perché viene inserito in questo modo e quindi darebbe fastidio. Da questa parte stavo dicendo sempre questi, diciamo, adesivi, ma non sono adesivi, sono appunto questi qua che si trasferiscono col bastoncino. E niente, The Great Escape, poi vabbè, delle timbrate di orologi, e qui quindi si può scrivere, cioè si può fare il journaling. La sistemo dopo. Da questa parte, che hanno tenuto dal cuoricino, questa tag che ho timbrato, e questa qua sempre con dei francobolli. Qui ho messo una rosellina che ho realizzato con la fustella che ho preso la scorsa volta, mi sembra. Sì, questa è quella piccola, perché adesso ne ho preso un'altra fustella ed è più grande. Ora non ho il fiore qui a portata di mano, forse sì, eccola. Ho preso la fustella più grande di recente, guardate la differenza. Ed è di quelle lunghe. Poi, andando avanti, questa ve l'ho fatta vedere, no. Qui ho timbrato una gabbietta con sempre con i timbri che ho preso di recente. E l'ho fatta con l'embosser, infatti è lucida. L'ho fatta con il bianco, cioè il bianco, il trasparente, e poi ho fatto appunto con la polvere embossing. E siccome la base è sul color salmone, è venuta un pochino più scura. Mi piace comunque l'effetto. Qui un centrino sempre invecchiato con il caffè, e poi dei bordini anche da questa parte, poi timbrate. Io adoro questo timbro, cioè proprio mi piace tantissimo. Va bene, ed è inserita in questa tasca, perché comunque quando ho appunto fatto delle tasche qua piccoline con il bordino con sì. Qui tolgo, faccio vedere sopra, forse mi devo allontanare, scusate che vi faccio venire mal di mare. Questa sempre con la carta della collezione Timeless, ce l'ho coperta tutta. E da questa parte un altro di quei trasferibili, e poi lo spazio libero per fare il journaling. Questa l'ho lasciata abbastanza semplice, solamente c'è la carta e poi questa bordura. Questa invece è una carta che avevo trovato su Pinterest, che ho stampato e che poi ho trasformato in adesivo con una macchina per creare gli adesivi, che poi vi faccio vedere magari in un prossimo video. E qui anche la tag con la stessa carta che abbiamo visto nella prima pagina, questa qua. E quindi l'ho lasciata molto semplice. Volendo si possono attaccare anche delle piccole foto qui, e dietro tutta, cioè lasciata completamente libera. Questa
E niente, anche qui poi volendo si possono aggiungere altri abbellimenti, io l'ho lasciato abbastanza semplice e qui ho fatto altre due tag, sempre di queste qua grandi. E questa qua ho timbrato un orologio e l'ho fatto sempre con la polvere embossing e come vedete anche usando il trasparente. Ecco. Ok, adesso sapete che il mio computer ha aggiornato l'antivirus. Ok, vabbè. E niente, stavo dicendo, poi ho aggiunto queste fustellate. Questa è quella là della toga, vedete, è diversa rispetto a quella di Tmall's perché questa è liscia, invece quella di Tmall's ha questi, è un tantino diversa. E niente, dalla parte retro sempre questa timbrata che si vede pochissimo della cartolina, ma era voluta. Cioè, anche qui, questa sempre della collezione, questa qua, che vi ho fatto vedere prima, queste carte, queste qua. Dietro l'ho lasciata semplice, ho solo distressato i bordi con il walnut stain. Niente, questa sempre come la prima pagina ho fatto appunto sempre questo bordino con il border punch della Tonic e poi questo merletto per creare appunto due pagine. E niente, questo è il retro, ho fatto la diagonale in modo da far venire l'angolo proprio ben definito, anzi no, ben rifinito. E allora ho messo questo fiorellino marroncino con questo qua bianco più tipo margheritina con un bottoncino in legno. E niente, questo è un altro lavoro. Niente, vi saluto, un bacione, alla prossima.